Sì, a livello nazionale la CGIL ha deciso oggi di lanciare i suoi 4 referendum abrogativi. Ovviamente è una grande sfida che ci pone al centro dell'attenzione, al centro del dibattito politico, ma soprattutto che rimette al centro il lavoro, perché è un tema abbandonato dalla politica, abbandonato dalle istituzioni. C'è bisogno di combattere alcune scelte fatte dai governi passati, quindi non solo referendum abrogativi contro questo governo, ma contro tutte le scelte che sono state fatte contro il lavoro in questi anni, rispetto al Jobs Act, sui licenziamenti illegittimi e soprattutto con l'attenzione rispetto al tema della sicurezza e quindi dei subappalti. Quindi stamattina abbiamo pensato di farlo in questa giornata che è storica, perché è una giornata che richiama ovviamente i temi della Costituzione, soprattutto una Costituzione che appunto è fondata sul lavoro. Sì, c'è un più 47% ovviamente di detenuti all'interno di quella struttura. È una struttura che è vetusta, che avrebbe bisogno sicuramente di manutenzione. Abbiamo colloquiato sia con la comandante che con la direttrice, quindi abbiamo dato un impulso importante affinché si facciano anche dei lavori di ammodernamento. Ma questo per consentire non solo ai detenuti ma anche ai lavoratori di lavorare in sicurezza. Lì è un tema molto delicato. Ovviamente c'è il tema del rispetto dei diritti umani all'interno delle carceri, che noi attenzioniamo molto, ed è chiaro però che bisogna alzare l'attenzione rispetto a questo tema, perché è un tema molto sottovalutato, e soprattutto dobbiamo metterci in condizione di avere carceri dignitosi appunto sia per i detenuti che per i lavoratori.